Ponte di Pietà, un bene messinese che torna alla città, sarà a disposizione dei cittadini ma anche dei turisti. Ce l'abbiamo fatta grazie anche alla grande collaborazione con l'Arci Confraternita degli Azzurri, che è la titolare, diciamo, del Monte di Pietà. Abbiamo preso come città metropolitana questo bene in affitto per 6 anni, abbiamo intenzione di aprirlo sicuramente alla fruizione dei turisti che molto spesso la mattina percorrono questa strada per poi salire verso la Fontana Falconiera e ancora più su verso Montalto, quindi già un ottimo punto di passaggio, e poi utilizzarlo con il dovuto rispetto che merita questo gioiello della città anche per eventi culturali, perché noi enogastronomici. Si recupera, che si riapre e che si mette a disposizione chiaramente di tutti, sia per le visite magari estemporanee, giornaliere, pensiamo al turismo crocieristico del Mor del Fuji, che però trova oggi nel Monte di Pietà un ulteriore sito da poter visitare. Poi una location straordinaria, si può organizzare degli eventi, penso al matrimonio, penso alle cerimonie, qualsiasi presentazione di un libro, qualsiasi attività che possa essere anche inserita nel contesto e nel circuito dei grandi eventi che Messina ormai sta apprezzando e si sta abituando a fare. I privati potranno anche fare richiesta per affittarlo. Noi pubblicheremo a breve il regolamento delle modalità di stanza di accesso all'utilizzo, più quelle che sono i rimborsi, chiamiamoli così, delle spese per la gestione, che stiamo parlando esattamente proprio del pezzo vivo della gestione dell'immobile stesso. Ecco, l'obiettivo è quello che si autofinanzi, perché quanto costa il sito al comune ogni anno? Allora, il sito alla città metropolitana costa circa 60.000 euro d'affitto. È chiaro che a questo vanno aggiunti poi i prezzi di manutenzione, chiamiamola così, ordinaria, la pulizia, l'apertura e la chiusura e la guardiania, perché non possiamo permettere chiaramente che venga utilizzato per scopi non autorizzati, quindi deve essere controllato, verrà sistemato anche un sistema di telecamere, per cui questo potrà essere fatto anche in remoto. È chiaro che a prescindere da quanto si riuscirà a recuperare, il bene sarà aperto, la città metropolitana lo manterrà aperto, è chiaro che l'utilizzo andrà a costituire quella che è una specie di sostanziale colletta per andare a raggiungere le somme necessarie a mantenerlo aperto.